Buongiorno a tutti, amici e amiche creative. Oggi giro questo video per realizzare il video tutorial in collaborazione con il sito di Lori Creation. Il video tutorial sarà del gemello di questi orecchini e questi sono gli orecchini Garnet. Troverete il kit in queste due bellissime colorazioni sul sito di Lori Creation. Vi lascio giù nell'info box tutti i riferimenti al negozio di Lori e ai kit in questione. Allora, vi rielenco velocemente i materiali che ci occorrono per realizzare i kit, gli orecchini Garnet. Allora, avremo bisogno del Divoli da 14 mm, da questi bellissimi mezzi cristalli da 4 mm. Poi avremo bisogno di rocaille 15-0 e 11-0. Avremo bisogno di Super Duo, di Gem Duo e di Mobi Duo. Ovviamente avremo bisogno del perno, di un anellino in questo caso, di due anellini in questo. Niente che dire, sistema materiali e passiamo al tutorial. Ecco qui, ho sistemato tutti i materiali. Dimenticavo di dirvi, ovviamente servirà un ago. Io sto utilizzando l'ago della Miyuki e un filo. Io in questo caso sto usando una semplice lenza alta resistenza da 16 mm. Semplice lenza. Ok, allora iniziamo il tutorial per realizzare gli orecchini Garnet. Allora, inseriamo sul nostro ago un mezzo cristallo e una rocaille 11-0 alternate per 8 volte, poi chiudiamo a cerchio, rinforziamo e tagliamo il filo in eccesso. Io lo realizzo e ci vediamo a passaggio terminato. Ecco fatto. Allora, incominciamo il nostro orecchino. Abbiamo inserito sul nostro ago 8 mezzi cristalli alternati da 8 rocaille 11-0. Abbiamo chiuso il cerchio, abbiamo rinforzato il filo in eccesso e ora ci portiamo ad uscire da una delle rocaille 11-0. Inseriamo sul nostro ago 5 rocaille 11-0 e ci inseriamo nel mezzo cristallo. Scusate, e ci inseriamo nella rocaille successiva e tiriamo il filo. Ancora 5 rocaille 11-0 e ci inseriamo nella rocaille successiva. Così. Dobbiamo realizzare questi archetti da 5 rocaille su ogni mezzo cristallo. Così. Finisco il giro e ci rivediamo al prossimo passaggio. Sto inserendo le ultime 5 rocaille per formare il mio ultimo archetto. Ok, ora risalgo le prime 3 rocaille. E mi porto ad uscire dalla terza, quella centrale dell'archetto dei 5, così. Inserisco sul lago 3 rocaille 11-0 e mi inserisco nella rocaille centrale dell'archetto successivo, così, e tiro il filo. Sempre 3 rocaille 11-0. E mi inserisco nell'archetto, nella centrale, nella terza, nella centrale dell'archetto di 5, sempre di fronte. Faccio questo per tutto il giro. Sto inserendo le ultime 3 rocaille e mi sto portando avanti
nella lavorazione tra le perline, perché adesso dovremo andare a inserire il nostro rivoli. Come vedete, si forma la coppetta. Inseriamo il nostro rivoli a testa in giù e tirate bene il filo. Ora ripassate un giro intero per stringere bene la lavorazione. Ok, ho rinforzato ripassando nella lavorazione. Ora copriamo un po', il retro, quindi portiamoci ad uscire dalla centrale delle tre rocaille inserite precedentemente. Avevamo inserito queste tre rocaille, usciamo dalla seconda. Inserite sul lago due rocaille 11-0 e inseritevi nella centrale dell'archetto da tre frontale. In questa. Stiamo uscendo da questa, mi inserisco in questa e tiro il filo. Così. Di nuovo 2 rocaille 11-0 e mi inserisco nella centrale dell'archetto di fronte, in questa. Ok, non vi preoccupate se si mantengono sollevate così, le sistemeremo nel prossimo passaggio. Fate questo per tutto il giro. Ecco qui, sto inserendo le ultime due rocaille, mi sto inserendo nell'ultima centrale da dove siamo partiti e tiro il filo. Ok, come potete vedere si mantengono tutte sollevate. Ora vi dobbiamo inserirci tra le rocaille che abbiamo inserito in questo giro, però saltiamo queste centrali, dobbiamo solo inserirci nelle coppie di due e stringiamo fino a quando ci regoliamo che è ben tirato e ci vediamo dopo. Ecco fatto, questo è il risultato. Come potete vedere, sono ben tirate. Entrate soltanto ovviamente nelle coppie che abbiamo inserito e tirate per bene, vedrete che si abbasseranno e si stringeranno intrappolando per bene il nostro rivoli. Ecco qui. Ora dobbiamo portarci ad uscire da una rocaille dell'incastonatura. Risaliamo lungo le perline e portiamoci ad uscire dalla rocaille dell'incastonatura. Da queste qui. Ora inseriamo sul nostro ago 3 Moby Duo. 1, 2 e 3. Così. Moby Duo e ci inseriamo nella rocaille 11-0 successiva, nel mezzo cristallo e nella rocaille subito dopo e tiriamo il filo. Le berline si posizioneranno così. Ancora 3 Moby Duo, 3 e di nuovo ci inseriamo nella rocaille di fronte, nel mezzo cristallo e nella rocaille successiva, così. E tiriamo il filo. Ok,
Realizziamolo altre due volte. Ok, terminato questo passaggio otterremo questo. Ci troveremo qui. Dopo le ultime tre MOB2 che ci portiamo nella prima rocaille, nel mezzo cristallo e nella rocaille, troviamo appunto a uscire da qui. Ora giriamo e attraversiamo tra le perline. E portiamoci ad uscire da questa rocaille centrale di questo incrocio tra le MOB2. Ecco qui, ho attraversato da questa. Ci trovavamo ad uscire da qui, ho attraversato le perline queste. E mi sono portato ad uscire da questa rocaille, questa qui, questa d'incrocio dell'incastonatura, questa tra le MOB2, vedete? Questo orecchino è lavorato su due piani differenti. Quindi, scendo da questa, inseriamo sul lago una rocaille 15-0, un mezzo cristallo e una rocaille 15-0 e inseriamoci nel foro alto della MOB2 e tiriamo il filo così. Ora tra la prima e la seconda MOB2 inseriamo una GEM2 e ci inseriamo nel foro alto della seconda MOB2 e tiriamo il filo. Tra la seconda e la terza sempre una GEM2 e ci inseriamo nel foro alto della terza MOB2. Così. Ora, uscendo dalla terza MOB2, inseriamo sul lago una rocaille 15-0, un mezzo cristallo e una rocaille 15-0 e ci inseriamo dietro nella rocaille d'incrocio qui e tiriamo il filo per ottenere questo. Di nuovo facciamolo insieme il passaggio: una rocaille 15-0, un mezzo cristallo e una rocaille 15-0. E ci inseriamo nel foro alto della prima MOB2. Ora tra le MOB2 inseriamo una GEM2. Di nuovo tra le due MOB2 un'altra GEM2. E uscendo dalla terza MOB2 inseriamo una rocaille 15-0, un mezzo cristallo e una rocaille 15-0 e ci inseriamo nella rocaille dietro d'incrocio dell'incastonatura, così. E tiriamo il filo. Ok. Scusate. Ripetiamo questi passaggi anche per gli altri due lati. Ok, terminati i passaggi otterremo questo. Come potete vedere, abbiamo qua sul davanti le MOB2 e le GEM2 e sul retro, modo tridimensionale, abbiamo i mezzi cristalli. Ora noi ci troveremo a fine giro a uscire da questa rocaille d'incrocio, da questa qui. Risaliamo la 15, mezzo cristallo la 15, entriamo nella MOB2, nella GEM2, nella MOB2, nella GEM2, nella MOB2 e nella rocaille 15-0 e ci fermiamo qui. Dobbiamo uscire da questa rocaille 15-0. Ora inseriamo sul lago una rocaille 11-0, 3 super 2 e un'altra rocaille 11-0. Così.
inseriamoci nella rocaille 15.0 sopra il mezzo cristallo, questo. Dobbiamo anche ripassare nelle Mobi Duo e nelle Gem Duo. Così. Dobbiamo portarci ad uscire di nuovo da questa 15.0 e di nuovo inseriamo sul nostro ago una rocaille 11.0, 3 super duo e una rocaille 11.0 e ci inseriamo nella rocaille 15.0 di fronte e nelle perline successive, cioè nelle Mobi Duo e nelle Gem Duo, per portarci di nuovo ad uscire dalla rocaille 15.0. Inserite queste berline e ci vediamo a giro terminato. Terminato il giro otterrete questo. Ora mi sto portando ad uscire dalla rocaille 11.0 a fianco alla prima Super Duo. Se sentite il campanellino è Kefla che sta giocando da sola. Ok, ora uscendo dalla 11.0 a fianco alla Super Duo, saliamo nel foro alto della prima Super Duo e tra una Super Duo e l'altra inseriamo una Super Duo. Quindi dal foro alto della Super Duo ci inseriamo nel foro alto della seconda Super Duo e tiriamo il filo. Di nuovo sull'ago una Super Duo, ci inseriamo nel foro alto della terza Super Duo. Così. Ora inseriamo, uscendo da questa Super Duo, inseriamo due rocaille 11.0 e ci inseriamo nel foro alto della Gen Duo. Così. Ora inseriamo sul nostro ago una Mobi Duo, una Gen Duo e una Mobi Duo, così, e ci inseriamo nel foro alto della Gen Duo di fronte, così. Ora di nuovo due rocaille 11.0 e ci inseriamo nel foro alto della prima Super Duo. Così. Ora dovete ripetere questo infilaggio per tutto il giro, quindi tra le Super Duo una Super Duo, dalla Super Duo alla Gem Duo due rocaille 11.0, tra le due Gem Duo una Mobi Duo, una Gem Duo e una Mobi Duo e di nuovo dalla Gem Duo alla Super Duo due rocaille 11.0. Fate questo per tutto il giro e ci vediamo a giro terminato. Ok, sto inserendo le mie ultime due rocaille perché sto uscendo dalla Gem Duo e mi devo inserire nella Super Duo. Mi raccomando, non confondetevi inserendovi sulle Super Duo sopra, dobbiamo inserirci nel foro della prima, questa sotto, e tirate il filo. Non vi preoccupate se queste si muovono, adesso le sistemeremo. Ora, uscendo dal foro alto della prima Super Duo, saliamo e portiamoci ad uscire dal foro alto della Super Duo sopra, questa qui, e tirate il filo. Dovremmo portarci ad uscire così. Ora, tra le due Super Duo, inseriamo un'altra Super Duo. Così. E formiamo questa punta. Ora inserite sull'ago 3 rocaille 11.0 e ci inseriamo nella prima rocaille, questa, quella a fianco alla Gem Duo, mi raccomando, non quella a fianco alla Super Duo, ma quella vicino alla Gem Duo, soltanto in quella, e tirate. Ora altre 3 rocaille 11.0 e ci inseriamo nel foro alto della Mobi Duo, così. Di nuovo due rocaille stavolta sul lago e ci inseriamo nel foro alto della Gen Duo. Di nuovo due rocaille 11.0,
ci inseriamo nel foro alto della Mobi Duo. Ora 3 Rogail 11.0 e ci inseriamo nel foro della Rokail, quella a fianco alla Gen 2, solo nella prima, questa, quella a fianco alla Gen 2, e tirate il filo. Ora di nuovo 3 Rokail 11.0 e inseritevi nel foro alto della prima Super 2. Otterrete questo. Ripetete questo passaggio per tutto il giro, quindi tra le due Super Duo, una Super Duo, tre Rokail 11.0 e mi inserisco nel foro della Rokail a fianco alla Gen 2, di nuovo tre Rokail 11.0 mi inserisco nel foro alto della Mobi Duo. Ora 2 Rokail 11.0 e mi inserisco nel foro alto della Gen 2. Di nuovo 2 Rokail 11.0 e mi inserisco nel foro alto della Mobi Duo. 3 Rokail 11.0 e mi inserisco nel foro della Rokail a fianco alla Gen 2, questa, 3 Rokail, undici zero, e mi inserisco nel foro alto della Super 2, così, ripetete questo passaggio per tutto il giro. Ok, terminato il giro, otterremo questo. Ora dovremo semplicemente realizzare le punte e la decorazione. Allora, per quanto riguarda le punte, dobbiamo appunto inserire sulle punte 5 Rokail 11.0, ma in una delle 4 inseritene 6, dove potremo appunto agganciare l'anellino per il cappietto. Potremo agganciare l'anellino per il perno, scusate. Quindi se avete un perno che non si apre potete già inserire direttamente, inserite 3 Rokail 11 il perno e 3 Rokail 11, in caso contrario inserite 6 Rokail 11 e poi inseritevi direttamente nella Rokail 11 di fronte. Quindi vi portate ovviamente ad uscire da questa Rokail a fianco alla Gen 2. Quindi uscendo da questa Rokail inserite sul lago 6, 3, 4, 5 e 6, 6 Rokail 11.0 e inseritevi nelle perline successive, quindi nelle due Rokail nella Mobi Duo. E in tutte queste perline che scendono così dovete portarvi ad uscire da questa punta, da questa Rokail qui, la Rokail a fianco alla Super 2, questa, inserite sul lago otto Rokail 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 Rokail 15, 0 e uscendo da qui ci inseriamo in questo mezzo cristallo. Solo nel mezzo cristallo. Così. E tirate il filo. Io come al solito faccio danno. Ok, ecco qui. Ora altre 8, 15, 0.
e 8 e inseritevi qui. In tutte queste rocaille. Così. Atterrete questa V. Entrate anche nella MOBI 2 e nelle due rocaille successive. Così. A differenza di qua, ora inserite soltanto 5 rocaille 11, 4 e 5 e inseritevi di nuovo in tutte le perline successive e per portarci a uscire, vedete si forma la punta, per portarci ad uscire dalla rocaille qui. Da qui. Inseriamo di nuovo 8 rocaille 15 0. E inseriamoci nel mezzo cristallo questo dell'incastonatura. Solo nel mezzo cristallo. Tirate il filo. Io sempre lo imbordiglio. Vabbè, ecco qui. Di nuovo. 8, 15, 0. E inseritevi in questa rocaille. Metti a fuoco. Ok. In tutte queste rocaille. Per portarci ad uscire da queste due e ripetere l'infilaggio di 5 rocaille e di 8 rocaille 15-0. 5 rocaille 11-0, 8 rocaille 15-0. Eccoci qua. Al giro terminato avremo questo. Praticamente l'orecchino finito. Io però, per maggiore stabilità, anche se è, come potete vedere, abbastanza rigido, sono ripassata in tutte le perline, sia per rinforzare il cappietto, sia per dare stabilità alla decorazione e alla lavorazione. Quindi sono ripassata dalle punte, sono scesa lungo le rocaille 15-0, sono entrata nel mezzo cristallo, di nuovo risalgo e faccio le punte e di nuovo scendo e faccio il mezzo cristallo e di nuovo le punte. Una volta giunti di nuovo al cappietto, sono ripassata nel cappietto e poi qui ho qualche nodino e ho rinforzato. Successivamente cioè, si distingue subito la punta dalla punta con la punta decorativa dalla punta dove andrà inserito il cappietto. Perché essendo pari si separano in 3 e 3 formando questo spazio. Qui inserite l'anellino e il vostro perno. Io eseguo questo passaggio e poi ci troviamo a fine lavoro. Eccoci qui. Ho inserito il perno, ho rinforzato ripassando lungo tutto il perimetro della lavorazione. E anche dalle rocaille 15 della decorazione. Ho inserito l'anellino nell'archetto da 6 e questo è il risultato. Niente ragazze, spero di essere stata abbastanza chiara nei passaggi perché l'emozione era davvero tanta e quindi ho avuto un po' di difficoltà rispetto ai semplici tutorial che si fanno quando si fa un video in collaborazione, soprattutto le prime volte, credo che tutte abbiamo un po' di emozione per questa nuova avventura che ci si propone. E niente, questi sono gli orecchini Garnet nelle due colorazioni che troverete nel sito di Lori Creation il kit per
per la prima e la seconda colorazione. Io spero di vedere replicate questo mio orecchino. Spero davvero di cuore che vi sia piaciuto. Niente che dirvi, vi lascerò i link del negozio di Lori Creation e dei kit giù nell'info box. Se il video, il tutorial, gli orecchini vi sono piaciuti, lasciatemi un pollice in su. In caso non siete ancora iscritti, se vi può far piacere, iscrivetevi al mio canale. Con questo è tutto, ancora mille grazie a Lisa e a Lori per questa opportunità, mi sono davvero divertita tantissimo, è stata un'emozione per me poter realizzare un kit dei miei orecchini, davvero è un'emozione grandissima e lo auguro anche a tutte le creative che ancora non hanno realizzato un kit. Vi assicuro, è un'emozione davvero bellissima, spero che la potete vivere anche voi questa esperienza. E niente, con questo è tutto, ancora un grazie a Lori, a Lisa, a tutti i nuovi iscritti, a tutti quelli che vorranno iscriversi. Ci sentiamo prossimamente con nuovi video tutorial. Arrivederci!